Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci in compagnia di Laura Gurrado e oggi parleremo di come mantenere il nostro strumento idratato e in salute sempre. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora, Lauri. Ciao a tutti. Per gli amici. Sì. Tu che sei esperta un po' di... Lei è comunque un'insegnante di canto molto brava, una cantante professionista, e siccome io so che tiene molta cura alle sue corde vocali, giustamente come tutti dovremmo fare, però a volte non tutti sanno come fare, quindi ho detto perché non facciamo una puntata dove parliamo di come mantenere in forma le nostre corde vocali sempre. Quindi tu che cosa fai? Insomma, raccontaci un po', dacci dei consigli. Allora, innanzitutto è importantissimo bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Ok, sì sì. Prima cosa. Secondo punto, idratare le corde vocali per renderle fluide. Ok. Grazie all'idratazione a freddo, che è una pratica che ho scoperto qualche anno fa e che mi ha dato dei risultati veramente ottimali. Perché esiste sia una pratica, diciamo, di idratazione a freddo. Sì, a freddo e anche a caldo. E anche a caldo. Però magari quella a caldo la vediamo successivamente. Nella prossima puntata. Oggi sì. Vediamo l'idratazione a freddo. Ok, ok, sì. Così ti abbiamo due volte qui in questo canale che ci fa e piacere. Vai. Anche a me fa molto piacere. Okay. Quindi, e come facciamo noi? Perché soprattutto dobbiamo idratare le corde? È importantissimo idratare le corde per renderle più fluide, soprattutto sì. Durante, diciamo, il canto o anche il parlato, perché non è solo importante per i cantanti, ma anche per chi magari fa un lavoro come lo speaker, quindi parla tanto. Sì, sì. Le corde, diciamo, sono due membrane che sappiamo, sia nel parlato che nel cantato, si sfregano tra di loro, quindi se noi proviamo a fare una prova semplicissima, quella di sfregare le mani con energia e velocemente, vedremo che a un certo punto questa velocità si interrompe perché nello sfregamento, quindi quello calore. Poi c'è il calore e quindi si comincia a infiammare un po' il tutto, è quello che succede alle nostre corde vocali quando sono in funzione, cioè quando devono fare un'attività, come posso dire, performante, bella, diciamo. Performante, anche parlo di in termini di tempo. Ah, ok. Quindi, quindi se devo cantare per 1 o 2 ore, certo, succede che se non mi prendo cura di loro, si infiammano e possono avere problemi. Perciò i cantanti anche durante i concerti comunque ogni tanto bevono, quindi fa bene questo, sì, di idratarli anche durante il concerto, però sia nella pratica quotidiana, mi dicevi che comunque bisogna avere cura di questo. E come possiamo mantenere il nostro strumento idratato sempre? Il metodo è semplicissimo. Bastano un paio di garzine e dell'acqua a temperatura ambiente, in una ciotolina, in un bicchiere. Io lo faccio ovunque perché adesso è diventata proprio una pratica quotidiana, è questo che fa la differenza, sì, Mario, cioè sì, proprio sì, il sì. Fatto di prendersi cura ogni giorno, okay. E si hanno gli effetti, chiaramente, come un buon riscaldamento. Proviamo a far vedere come si fa. Noi abbiamo il nostro tavolino, sì. Questo è il nostro bonghetto, non ho un tavolino, quello devo comprare. E quindi vediamo il bonghetto ha la sua funzione, sì sì sì, sì, sì. Allora, ok, vediamo. In questo caso sono un po' più tecnica, ho comprato delle garzine sterili, ne prendo una, la immergo nella mia ciotolina piena di acqua tiepida, tiepida. Deve essere, cioè, bella, non di frigo, diciamo, non di frigo, frigo. Deve essere bella inzuppata d'acqua, possiamo diciamo farla due per una questione più di praticità. Ha più spessore, diciamo. Sì, okay. Scolare semplicemente i lembi, gronderà un po', però insomma, okay. Abbiate un po' di pazienza e la applichiamo qui, così come un lenzuolino, avendo cura di coprire le narici e far subentrare appunto la garza nel naso, e quindi chiudo una narice
stiro delicatamente. Chiudo l'altra e aspiro delicatamente il suono. Piacevolissimo. Quasi anche un lavaggio proprio, sì, della... Tutte queste goccioline, è bellissimo, sì, sì, perché tutte queste goccioline le sentiamo all'interno che scendono per il naso e addirittura percepiamo la sensazione di beneficio della, tra nella le corde, gola, sì, nella gola. Ah, okay. E quindi questo lo posso fare da, dai 3 ai 5 minuti se ho poco tempo, ma meglio se tra i 5 e gli 8. Ma il nostro, come dire, il nostro stop è proprio renderci conto della garzina umida, cioè se è ancora umida, okay, io posso proseguire a inalare. Quindi finché c'è umidità possiamo sì, esatto, quando respirare, chiudendo una narice e l'altra sempre. Esatto, oppure... e poi posso farlo contemporaneamente. Ah, okay. Però all'inizio, diciamo, posso fare prima una e poi l'altra. E poi io lo faccio mentre, mentre cucino, mentre, mentre comunque... leggo, mentre sono in bagno, mentre faccio qualsiasi cosa. Ormai per me è diventata una... Sì, 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 un'abitudine quotidiana. E questo fa sì che le corde comunque restino sempre idratate. Sì, c'è un altro metodo, piccolo metodo, sì, se vogliamo possiamo, okay, arrotolare, allora magari ne prendo un'altra. Prendo un'altra canzina. Sì. Ecco, la immergo così e la arrotolo un po' così, sì, per essere meno fastidioso. Sì. E faccio tipo questo lavoro di... Ah, inserisci le punte, sì, nel naso, sì, direttamente. Ecco, io ho esagerato perché mi piace sempre abbondare, cioè, con l'acqua. Sì, 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 assolutamente. Oh. E l'aspirazione deve essere molto delicata. Lenta. Ecco, lenta, quindi faccio sempre il discorso piano piano e poi insieme. E posso tenerla fino a che la garzina è umida. Umida. Ah, ok. Benissimo. Semplice. Quindi poi noi possiamo anche provare subito dopo aver così fatto... No, puoi togliere. Tipo mucca. Esatto. Ecco, ma vedi il suono. Per fare la mucca. Quindi poi una volta idratate le corde, noi possiamo subito renderci conto di come la nostra voce magari ha beneficiato di questo, sì, trattamento. Provare per credere. Ah. Quindi poi dopo i suoni sono più, non lo so, più morbidi probabilmente. Sono proprio più, più fluidi, c'è anche un miglioramento rispetto alla mucosa. Ah, ok. Che si, appunto, si fluidifica e quindi è tutto più funzionale. Ok, benissimo. Provate, fateci sapere nei commenti se avete trovato miglioramenti o comunque questa è una pratica quotidiana che vi porterà, diciamo, ad avere lo strumento in salute per tanto tempo, perché quello che noi vogliamo assicurarci è l'utilizzo delle corde vocali più a lungo possibile nel tempo, sì, perché comunque come ci usuriamo in tutto il corpo, anche le corde si usurano e quindi da vecchietti sentite che la nostra voce cambia, che è normale che sia così, però mantenendo lo strumento idratato comunque ci assicura nel tempo una migliore efficacia, diciamo, sì, in un certo, sì, senso. Sì, sì. Ok, grazie Laura. Davvero, grazie a grazie voi, mille, e grazie a te. Poi ci farai vedere anche la idratazione a caldo e così vediamo anche un altro modo per fare questo trattamento. Alla okay, prossima. Ciao. Ciao.